Il Paradiso 7, anticipazioni dal 6 al 10 marzo, e Veronica prendono una dolorosa decisione. Arrivano le nuove anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 e la settimana dal 6 al 10 marzo sarà particolarmente ricca di avvenimenti per i protagonisti della Milano degli anni 60. La gravidanza di Gemma unirà ancora Ezio e Veronica, mentre Gloria sarà costretta a farsi di nuovo da parte. Elvira riuscirà a prendere la patente di guida, mentre Adelaide e Marcello saranno sorpresi insieme. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 decalitro 6 al 10 marzo raccontano che la gravidanza di Gemma sarà in primo piano e questo potrebbe far rinunciare ancora una volta Gloria alla sua felicità. Ezio e Veronica saranno d'accordo e proveranno a rintracciare Carlos in Argentina per metterla di fronte alle sue responsabilità. Nonostante il signor Colombo apprenda la notizia delle prossime nozze del ragazzo, sarà deciso a partire, ma la telefonata con la nonna di Carlos gli farà cambiare idea. Gemma, intanto, sarà molto preoccupata per la situazione e sarà molto delusa quando scoprirà che Gloria è al corrente della sua gravidanza. La signora Moro non starà con le mani in mano e avrà un duro scontro con Veronica, che però le chiederà di non intromettersi nelle questioni della sua famiglia. Ezio e la sua compagna, infine, giungeranno ad una soluzione dolorosa ma necessaria per evitare che Gemma sia condannata ad una vita da ragazza madre e questo potrebbe far svanire per sempre il sogno di Gloria. La settimana del Paradiso delle Signore 7 decalitro 6 al 10 marzo vedrà tra i protagonisti anche Matilde, che non riuscirà a parlare con Vittorio dei piani di Umberto. Al contrario, la donna non avrà difficoltà nel far presente ad Adelaide la sua indignazione sulla scelta di Conti di pubblicare l'articolo di Diletta portando la contessa ad essere contro Vittorio. Il legame tra Marcello e Adelaide, invece, sarà sempre più evidente agli occhi di Umberto. Ma soprattutto di Ludovica, che metterà alle strette la contessa di Sant'Erasmo. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 decalitro 6 al 10 marzo rivelano che Irene costringerà Alfredo a tenere segreta la loro relazione. Ma agli occhi di Armando non sfuggirà la loro intesa. Elvira, invece, si concentrerà sul suo obiettivo di prendere la patente e riuscirà a raggiungerlo anche grazie all'aiuto di Salvatore. Roberto, invece, proverà a realizzare il sogno di Mario, che vorrebbe aprire un locale. Infine, l'articolo di Diletta provocherà molta indignazione e Don Saverio aiuterà Vittorio ad calmare gli animi di alcune manifestanti. Ma alla fine sarà Matilde ad avere un'idea per risolvere il problema.